Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Il pensiero unico, politicamente corretto e eticamente corrotto, lo sappiamo, è l'ordine mentale che giustifica l'ordine mondiale centrato sul classismo planetario, sull'omologazione individualistica, sul nichilismo relativistico, in una parola sulla civiltà dei mercati senza confini. Ebbene, il nuovo ordine mentale global capitalistico si fonda in ultimo su un teorema che ritorna sempre il medesimo e sulla cui base si spiegano molteplici determinazioni concettuali schiettamente ideologiche che risultano al centro del pensiero unico politicamente corretto. In sostanza, il pensiero unico politicamente corretto funziona a pieno regime quando riesce a delegittimare il corpo sano assimilandolo alla patologia. In sostanza, dal punto di vista del pensiero unico global capitalistico, tutto deve essere ridefinito come un unico mercato senza confini, con annessa ridefinizione stessa dell'uomo come consumatore individualizzato che tanta libertà e tanti diritti ha quanti può acquistarne. Ecco perché per il global capitalismo è fondamentale neutralizzare ogni figura del padre, della madre, della famiglia, ogni figura del pubblico, ogni figura dello Stato e della cittadinanza. Solo il consumatore, sradicato e individualizzato, è ammesso. Ed è per questo che, in nome del suddetto teorema, il global capitalismo squalifica la famiglia identificandola con l'omofobia, il femminicidio e il paternalismo autoritario. Ancora, ostracizza la dimensione del pubblico identificandola totogenere con lo spreco, con l'assistenzialismo e con lo sperpero di pubblici danari. Ancora, il pensiero unico turbocapitalistico delegittima a pie sospinto lo Stato sovrano identificandolo con il nazionalismo regressivo. Ora è del tutto evidente che l'omofobia e il paternalismo aggressivo, il nazionalismo regressivo e lo spreco di pubblici danari sono patologie che debbono essere combattute. Ma l'erramento concettuale tutto fuorché neutro del pensiero unico politicamente corretto e della catechesi globalista sta nell'identificare senza riserve la patologia con il corpo sano. Appunto, lo spreco di pubblici danari con la dimensione del pubblico in quanto tale, l'omofobia con la famiglia in quanto tale. Il pensiero unico funziona nella misura in cui riesce a far credere che la polmonite coincida con il polmone e che quindi per curare la polmonite occorra rimuovere il polmone. Questo è il modus operandi proprio del pensiero unico politicamente corretto, la cui innocenza, avrete ben capito, è del tutto inesistente. Radioattività con Diego Fusaro.